Riverside Recife. E buongiorno mondo, buongiorno già da un po' perché siamo partiti da almeno 70 km, ci siamo fermati in questo autogrill un po' spartano, ma avevamo bisogno di un caffettino come al nostro solito. Ci mancano 200 km a Pellaro e dobbiamo ancora decidere se fare prima sosta a Reggio e poi Pellaro o andare a Pellaro direttamente e andare a Reggio col treno, che tanto è un quarto d'ora di strada. E boh, non lo so, questo è quanto, quindi vi aggiorneremo strada facendo. Abbiamo dato un'occhiata alla pianificazione e come al solito siamo sfortunati, perché pensavamo di fermarci direttamente in camper a Reggio Calabria, così andavamo a visitare il museo con i bronzi che lei non ha mai visto e lungomare, la via, il chilometro più bello d'Italia, ma il museo è chiuso il lunedì e oggi è lunedì e quindi andiamo diretti a Pellaro e domani andiamo sia a Scilla che a Reggio, vediamo un po' come combinare le cose tutto in treno, ma adesso ripartiamo. Sapete benissimo che in bici siamo i ciclisti de panza e in camper siamo i camperisti de panza. Sulla strada c'era l'uscita pizzo e c'era quell'aria, quel profumo di tartufo di pizzo, che è un gelato tipico di qui, e cosa fai? Non prendi l'uscita e cerchi la gelateria più vicina e comoda dove provarlo? Certo, eccoci qua. Ve lo facciamo vedere adesso che lo proviamo. Per il giappino nocciola e cioccolato, per la Simo al pistacchio. Buon appetito. Buon appetito. Simo, in due giorni due prime volte, una con la brasilena e una col tartufo. Ce ne saranno ancora tante. Che brutto non essere mai venuto in Calabria a assaggiare queste cose, vero? Cosa ne pensi del tartufo? Buonissimo. Meglio questa o la brasilena? Come prima volta, addirittura. Va bene, mangio anche il mio, altrimenti si scioglie tutto. E a Pellaro siamo arrivati, abbiamo parcheggiato il camper nell'area sosta Free Spirits. Il clima non è dei migliori, ma adesso ci meritiamo una bella birra e vediamo come il mare, poi decidiamo come muoversi, vi facciamo sapere. Ci siamo fatti un pomeriggio di relax in spiaggia, adesso siamo quasi al tramonto e fortunatamente anche il clima è migliorato, oggi era coperto, ma il fatto che fosse coperto ci ha fatto stare molto bene, io mi sono anche un po' pisolato, forse ho russato 2 secondi. Un po' di più. No, 3 secondi al massimo. E adesso bagnettino, andiamo a farci la doccia e mangiamo un po' di avanzi che abbiamo e domani faremo di nuovo la spesa. Va bene, a dopo. Era giusto un aggiornamento. Perché nel pomeriggio non mi ha fatto bene. Quindi, ciao, a dopo.